anni, nell'aprile del 1880, diede alla luce un bimbo morto. In festa alla comunità di San Francesco di Paola e della Congregazione delle Figlie del Preziosissimo Sangue di Pagani per la cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio Comunale a Suor Leonella Calderaro, siciliana di origine, paganese di appartenenza. Cerimonia presso il teatro San Giovanni Paolo II di via San Francesco, che ha fatto da cornice ad una serata caratterizzata da momenti di riflessione e di gratitudine verso Suor Leonella, che ha dedicato la sua vita all'insegnamento e all'opera di santificazione del beato Tommaso Fusco. Siciliano di sangue, ma paganese di cittadinanza. Numerosi ex alunni della Scuola Parificata di Pagani hanno voluto ringraziare Suor Leonella per la sua dedizione e per l'impegno che ha messo nel loro percorso di formazione. Durante l'evento il sindaco Raffaele Maria De Prisca ha sottolineato l'importanza di Suor Leonella per la comunità paganese, definendola una figura fondamentale per rafforzare le radici del paese e per valorizzare le grandi personalità di fede che hanno operato a Pagani su tutto il beato Tommaso Maria Fusco. Suor Leonella, visibilmente commossa, ha ringraziato la comunità per l'onorificenza conferita e ha ribadito il suo impegno nel perseguire la causa di santificazione del beato Tommaso Fusco. La mia vita è stata un dono e un privilegio, ha dichiarato Suor Leonella, e continuerò a spendere ogni giorno per il bene dei più deboli e per diffondere il messaggio di amore e solidarietà del beato. Siciliana di origine paganese di appartenenza, così si definisce scherzosamente Suor Leonella Calderaro, classe 1943, dal 1956 suora della Congregazione delle Figlie del Preziosissimo Sangue, fondata da Tommaso Maria Fusco nel 1873 a Pagani. Una vita spesa per la scuola, 20 anni di servizio presso la scuola parificata ubicata nella casa madre del fondatore, a cui si sommano tante altre esperienze per la comunità e per il beato Tommaso Fusco, di cui è postulatrice della causa di santificazione. L'evento si è concluso con un momento di festa e di condivisione, durante il quale Suor Leonella ha potuto incontrare numerosi amici e sostenitori che hanno voluto rendere omaggio al suo impegno. Maestri, sono